prossimi minuti, nei pochi minuti che ho a disposizione, rispetto all'arduo compito di sintetizzare una proposta che è stata presentata in questo DVD che dura più di 2 ore, si chiama Money is Debt 3, il denaro debito 3, è il terzo episodio di una serie uscita su internet, ormai disponibile per visione gratuita su internet, creata dal riformatore monetario canadese Paul Grignon. Questo episodio, credo l'ultimo episodio della serie, sia uscito nel 2010. In sostanza egli propone appunto una soluzione ai problemi del sistema monetario che sono stati illustrati in sintesi da Daniele. Quindi il mio obiettivo sarà quello di cercare di invogliarvi ad andare su internet e vedere effettivamente questa proposta in dettaglio. Ora, soluzione ad un problema, il problema del denaro, della forma in cui il denaro è oggi. Quindi, come già anticipato da Daniele, il denaro oggi nella sua gran parte non è tanto quei pezzettini di carta che vediamo con la faccia della vecchia Befana sopra, qui in Inghilterra, o le monetine, ma diciamo questo è solo il circa il 3% del circolante oggi, sia qui in Inghilterra che in tutto il mondo occidentale. Il denaro oggi è in sua gran parte credito elettronico creato dal nulla, e ripeto dal nulla, quindi inventato da banche commerciali private quando erogano un prestito, quindi a fronte di un debito ad interesse. Questa è una cosa molto importante. Torno sul dal nulla. Perché dal nulla? Ebbene, le banche lo fanno per consuetudine, hanno in realtà sfruttato convenientemente un vuoto legislativo. Quando le leggi che sono state emanate per proibire banche private di emettere denaro cartaceo, ebbene non si pensava all'era di internet, all'era dei pagamenti digitali, non esisteva il denaro elettronico, quindi chiaramente questo non è stato coperto ed ora ci troviamo in un'era di pagamenti prettamente elettronici. Quindi questo credito elettronico creato dalle banche digitando dei numerini su una tastiera in un computer diventa equivalente al denaro, buono come denaro. Perché? Perché è garantito implicitamente dal governo dei paesi occidentali. I depositi bancari sono garantiti fino ad una certa somma, credo 75.000 sterline per l'Inghilterra, forse nella zona euro di più, 85 nella zona euro, a crescere, sta crescendo. Se una banca fallisce, il governo interviene e dice: io garantisco i depositi bancari. Quindi io, governo, significa noi, la gente, i contribuenti, che dobbiamo pagare appunto e compensare questo denaro che altrimenti andrebbe perso. Questa garanzia implicita rende ovviamente questo credito denaro, non è più credito significa rischio. Io emetto credito, sono una banca, prendo un rischio. Un rischio condiviso, se l'impresa fallisce io perdo il mio denaro. Questo credito viene rimosso grazie a questa garanzia implicita, estremamente importante perché annulla o riduce grandemente il rischio delle istituzioni bancarie. Si sfata quindi il mito della banca come un intermediatore, come un mediatore neutro tra il risparmiatore e chi prende in prestito del denaro, l'imprenditore. Quindi la banca non è più un semplice intermediatore che prende il denaro dai risparmiatori, dalla nonna, dalla pensione, da chi ha messo lì i soldi nel porcellino e lo dà all'imprenditore. La banca crea denaro in forma di credito dal nulla. Voi capite che questa è una cosa che ha delle implicazioni abbastanza importanti a livello sociale, perché la banca non solo ha questo potere di creare denaro, ma anche il potere di decidere dove e come allocarlo nell'economia, dove distribuirlo. Ovviamente per l'imperativo di massimizzazione del profitto a cui la banca, come ogni impresa commerciale, deve sottostare, la banca tenderà a prestare denaro per imprese che possono garantire il pagamento degli interessi spesso molto elevati, quasi diciamo a livello di usura in molti casi. Quindi imprese che non necessariamente operano nell'interesse della società, quindi spesso imprese che magari operano speculando, imprese che danneggiano magari l'ecosistema oppure sfruttano il lavoro. Oppure la banca potrebbe, come abbiamo già visto in questi ultimi anni, prestare denaro semplicemente per gonfiare bolle speculative, come è successo nel caso dell'immobiliare. In questi ultimi anni le banche hanno prestato molti soldi per l'acquisto di immobili, e questo ha creato un innalzamento molto rapido nei prezzi degli immobili stessi, rendendoli poi inaccessibili alla gente comune. I salari non bastano più per coprire le rate del mutuo. Quindi creazione di bolle speculative e tutta una serie di problematiche che hanno un impatto sociale molto forte. Ora non vado troppo nei dettagli, però vi consiglio un libro che effettivamente esplora molto questi aspetti nella creazione del denaro in maniera relativamente semplice, con un linguaggio relativamente semplice, nonostante la difficoltà del tema, spesso che scoraggia molte persone ad occuparsene, ad approcciarlo. È un libro uscito qui in Inghilterra, quindi purtroppo solo in inglese al momento, si chiama Where Does Money Come From? Ed è la sua seconda edizione, e in sostanza spiega questi meccanismi in maggiore dettaglio, quindi non solo applicabili direi al caso dell'Inghilterra, questo si riferisce al sistema bancario inglese, ma vista la globalizzazione ormai del sistema bancario, quanto viene illustrato in questo libro è valido poi anche nella zona euro, oppure anche nell'economia americana con la Federal Reserve, e in generale io credo in tutte le economie occidentali. Quindi, se quasi tutto il denaro è credito, come abbiamo visto anche da quanto ci ha detto Daniele nella sua introduzione, il razionamento del credito implica automaticamente un razionamento del denaro, quindi una scarsità del denaro che oggi si manifesta nella forma di una stretta creditizia, il cosiddetto credit crunch qui in Inghilterra. Le piccole e medie imprese non hanno accesso al credito, non hanno modo di finanziarsi, perché ricordiamo tutto il denaro è credito creato dalle banche e dal nulla. Le banche non lo erogano a queste piccole imprese, e quindi queste piccole imprese si trovano strangolate fondamentalmente, non in grado di adempiere i propri obblighi, non in grado di finanziarsi. L'economia soffre, spirale di chiusura di imprese, disoccupazione e appunto tutta la serie di problematiche che stiamo vedendo oggi, che stanno apparentemente aggravandosi con il tempo. Possiamo fare un parallelo. Il denaro sta all'economia come il sangue sta al sistema circolatorio del corpo umano. Il concetto di circolazione già illustrato da Daniele è importantissimo. Per avere un corpo umano in salute, quindi sano e prospero, è necessario che il sistema circolatorio funzioni e porti il sangue a tutte le cellule, a tutti i tessuti. Altrimenti non funzionano determinati organi e poi anche il resto. La cancarena economica che vediamo oggi è un po' la riflessione, in effetti, la conseguenza di questo. Quindi un sistema sano richiede che il denaro circoli, un'economia quindi sana richiede che il denaro circoli. Il denaro, nella sua forma di oggi, è solo una delle tante possibili forme di denaro. Noi siamo stati educati, quasi indottrinati, ad accettare solo questa come la unica, ma il denaro in realtà può essere ciò che noi vogliamo, può essere anche qualcosa di positivo, produttivo, legato all'economia reale, e non un mezzo esclusivamente speculativo come il denaro di oggi. Riappropriamoci del denaro. Sovranità monetaria, Giacinto Auriti. Riappropriamoci del denaro, reinventiamolo. E questo è esattamente ciò che Grignon cerca di fare nella sua proposta del digital coin. Egli ci propone una nuova forma di denaro digitale, come dice il nome, digital coin, perché siamo comunque nell'era dei pagamenti digitali, con internet, con pagamenti attraverso il telefono cellulare ormai che stanno emergendo. Sarebbe quasi un controsenso ritornare alla cartacea o scambiarci le monetine d'oro. sicuramente i pagamenti elettronici avranno un ruolo comunque importante nella forma del denaro futuro, come lo hanno del resto nella forma del denaro di oggi. Un denaro quindi in forma digitale, quindi unico, caratterizzato da un numero seriale per esempio unico, che ne impedisca la contraffazione, quindi attraverso tutta una serie di misure elettroniche che ne garantiscano quella che è l'integrità del sistema, importantissima. Citando le parole del riformatore americano Bill Steele, non importa ciò che usiamo come denaro, ciò che importa è chi ne controlla la sua quantità, quindi il concetto di integrità di un sistema monetario è importante. Ovviamente il denaro elettronico implica anche una facilità di trasferimenti, quindi pagamenti internazionali e tutti i vantaggi che questa forma di denaro dà. Questi vantaggi li possiamo già vedere in alcune forme di denaro elettronico emergente, non so se avete mai sentito parlare di bitcoin per esempio. Questo è un tipo di moneta che sta guadagnando crescente successo e riconoscimento ed è appunto una delle incarnazioni possibili della moneta, a dimostrare proprio che la moneta può essere ciò che desideriamo, può essere ciò che noi decidiamo come utilizzatori, come portatori e titolari e proprietari. Paul Grignon nella sua proposta scinde le funzioni della moneta e in particolare si concentra su due funzioni, quella di mezzo di scambio, quindi quello che lui chiama credit coin, e la misura del valore, ovvero l'unità di conto, cosa noi utilizziamo per misurare il valore, e questo lo chiama perpetual coin, che noi possiamo definire come appunto la misura del valore, la chiamerei l'unità di riferimento in sostanza. Questo denaro, questo credit coin, quindi non è più vincolato all'emissione bancaria, ma si basa sul seguente principio potentissimo: io imprenditore non ho finanziamento da parte delle banche, io voglio creare un'impresa, ho un'idea, ho dei beni, ho dei servizi da erogare all'economia reale che sono richiesti dall'economia, dalla comunità. Le banche non credono nel mio progetto, non mi danno denaro, non mi erogano credito. Ebbene, io emetto questo denaro, quindi si tratta di denaro autoemesso. Un denaro autoemesso dalle entità produttive, degli attori dell'economia reale, e lo emetto spendendolo nell'economia, quindi pagando i miei fornitori, pagando la mia forza lavoro e facendolo circolare. Quindi ovviamente questa emissione presuppone un rapporto di fiducia, credito dal latino credere, quindi fondamentale un rapporto di fiducia tra l'emettitore e i titolari, coloro che accettano questo denaro, un rapporto appunto di comunità. Le domande le facciamo alla fine. Un rapporto di fiducia, quindi ci sono persone che credono nel mio progetto e decidono di supportarlo e accettano il mio denaro, il denaro che io emetto, e quindi mi permettono di finanziarmi. Questo denaro è vincolato dalla promessa dell'erogazione di un determinato bene o servizio nel tempo, quindi con una limitazione temporale. Quindi denaro come un contratto che codifica appunto esattamente cosa io darò al portatore quando il portatore mi restituisce questo contratto. Quindi io lo emetto, questo denaro circola nell'economia, viene scambiato come denaro, e dopo un certo tempo che io emettitore ho codificato come tempo massimo, questo denaro mi ritorna e io a fronte di questo ritorno, di questo riscatto, erogherò il bene o servizio che ho promesso. Perché valore limitato nel tempo? Ebbene, come anticipato da Daniele, è importante che il denaro circoli, che non venga accumulato. Quindi io, per stimolare la circolazione, che stimola la vitalità dell'economia, dico: questo denaro, essendo un contratto, ha una data di scadenza, come tutti i contratti. Deve ritornare a me prima della sua scadenza, altrimenti perderà il suo valore. Io sono in grado di redimere, vi prometto di redimere questo, di di redimere questo contratto, questo denaro, attraverso l'erogazione di un determinato servizio oppure prodotto, però ovviamente anche in un determinato tempo. Un esempio banale: io sono un produttore di un certo articolo, per esempio cibo, facciamo l'esempio di pomodori. Sono un agricoltore, produco pomodori biologici e io i pomodori me li posso dare soltanto fino ad ottobre, poi i pomodori non ce li ho più. Quindi creerò un denaro che mi deve essere restituito entro questo specifico mese di ottobre. Questo chiaramente è un esempio limite, possiamo immaginare il caso di denaro emesso con valore pluriennale ovviamente, ma questa è proprio una prerogativa dell'idea proprio del denaro come contratto, quindi una proprietà di demurrage, tecnicamente questo viene chiamato demurrage, che è proprio la scadenza del denaro, un esperimento già implementato credo da Silvio Gesell nell'economia degli anni 20 in Germania, nell'economia appunto post in Austria, forse post Weimar, proprio per fomentare, per stimolare la circolazione del denaro. Un esempio quindi di successo, stimolare la circolazione invece dell'accumulo. Qual è il valore di questo predicone? Ebbene, come lo misuriamo nell'unità di riferimento? Come semplice rapporto tra domanda e offerta. Se il mio denaro viene molto richiesto, il suo valore si apprezzerà; se invece io ne emetto troppo, verrà svalutato, quindi il suo valore, diciamo, sarà inferiore all'unità di riferimento. Quindi ogni prezzo e ogni misura del valore di questo denaro che io emetto viene sempre espresso nella cosiddetta unità di riferimento. Ricordate all'inizio quando ho detto la scissione del denaro nelle sue due componenti: mezzo di scambio, credit coin, e unità di riferimento, tutti i prezzi espressi in quest'ultimo. L'obiettivo di ogni imprenditore, di ogni venditore, sarà la parità 1:1 tra il suo credit coin emesso e questa unità di riferimento. Ora, questa unità di riferimento in questa proposta viene definita come il valore medio di un paniere di valute, le più utilizzate nell'economia occidentale per gli scambi internazionali, quindi dollaro, yen, euro, sterlina, eccetera. Ma questa è solo una definizione che viene data, viene proposta dall'autore. Possiamo immaginare di utilizzare altre cose come comunità di riferimento, è una diciamo, definizione aperta. Questo denaro ha una caratteristica importante: l'opzionalità dell'accettazione. Diversamente dal denaro di oggi, che siamo costretti ad utilizzare perché ci è stato imposto fiat money, denaro fiat, quindi per decreto dallo Stato, imposto dallo Stato per il pagamento come unico mezzo di pagamento delle tasse. Ebbene, questo credit coin in realtà ha la possibilità di essere diciamo rifiutato, quindi se per qualche ragione etica o altre il portatore o comunque la comunità decide che il mio progetto, la mia impresa non ha dei valori etici, non ha un valore per la società, oppure io danneggio l'ambiente, oppure sono un'impresa tipo Monsanto che ha una fama, diciamo una stance etica abbastanza discutibile. Ebbene, io come consumatore ho la possibilità di non accettare la moneta emessa da questa particolare impresa, quindi un sistema di boicottaggio indiretto, quindi non solo io non compro i suoi prodotti ma non utilizzo neppure la sua moneta, è una maniera, se vogliamo, come si suol dire, di votare con il proprio portafoglio, e quindi un potere in più nelle mani del cittadino per dire no a determinate imprese e quindi impedirne il finanziamento. Per incentivare il ritorno di questo credit coin all'emettitore, l'emettitore offre quello che viene chiamato un bonus di riscatto, ovvero un qualcosa che può essere interpretato o come uno sconto oppure come un'extra quantità di prodotto o servizio che viene erogato al titolare, che gli restituisce il denaro, prima ovviamente della sua scadenza. Questa quantità di questo bonus di riscatto può essere definito attraverso una curva di riscatto che viene definita dall'emettitore al momento dell'emissione, e questa è una cosa diciamo, variabile nel tempo, il denaro, il credit coin viene messo inizialmente a parità 1 a 1 con questa unità di riferimento, poi la curva effettivamente può salire per un certo periodo di tempo, definendo supponiamo un 10% di bonus in più in termini di prodotto, e poi torna a declinare fino poi a raggiungere il valore zero, e sarà il momento in cui questo denaro scade, e ovviamente l'interesse del portatore sarà, per ottenere questo ulteriore bonus di prodotto o servizio, di restituire il denaro all'emettitore prima della sua data di scadenza. In conclusione, questo denaro implica un'evoluzione nei valori dell'essere umano, un'evoluzione in termini di cosa ha veramente valore, cercare di capire a cosa noi diamo valore oggi. Il denaro ha valore oppure ha valore quello che sottostà al denaro, in termini di beni, servizi, ingegno umano, produttività umana, risorse del pianeta limitate e quindi che vanno comunque protette. Quindi il denaro non più come un mezzo di fine a se stesso, un fine per la speculazione, ma un mezzo per creare prosperità nell'economia, un mezzo che ha un impatto sociale proprio importante per essere lasciato nelle mani di interessi speculativi delle banche e del sistema finanziario. Riappropriamocene, creiamo un sistema che serva all'uomo e non che renda l'uomo schiavo, per creare un'abbondanza, una prosperità sociale che ci permetta in un futuro non lontano di trascendere il denaro stesso e di liberarci in qualche modo, perché non dimentichiamo mai che il denaro è una manifestazione della scarsità. Il denaro sarà necessario soltanto quando i beni e i servizi sono scarsi. Se noi creiamo una società di prosperità e abbondanza, potremo anche trascendere il denaro, che altro non è che una forma di potere, come anticipato da Daniele. Attualmente è una forma di potere esercitata da chi lo ha su chi non ne ha e che ha necessità di procurarsene per poter vivere.